adesso Claudio invece vediamo solamente come su una evoluzione di short di questo tipo, abbiamo detto, primo grado, in tutti i suoi rivolti, no? Primo grado nel giro blues. Che cosa andiamo a utilizzare? Partire da sequenze di scale pentatoniche, scale maggiori, eccetera. Vediamo. Sicuramente è la cosa più banale che possa esistere, ma che sicuramente non significa, che non sia la cosa corretta. Perché poi, tra l'altro, noi in Italia siamo quelli che ce la meniamo di più, perché se non facciamo le cose fighe e complesse, allora non va bene. Poi invece magari basta una roba fatta bene, che suoni bene, con meno note possibili, ma è la cosa giusta da fare. Ad esempio. Caso, a parte vabbè, alcuni momenti in cui ho messo magari una settima minore perché ho voluto su magari un cambio di quarta far sentire uno spostamento di più, però ho usato fondamentalmente la scala pentatonica minore di la, cioè ho usato questi spostamenti sulla mappatura dei pattern. Thank you.
bemolle, magari. Cioè, magari ho usato, ad esempio, su questa sezione un tono e mezzo di bending, cosa che di solito fai raramente, perché so che è una cosa veramente intensa che mi dà quella sensazione. Poi sapevo che potevo utilizzare, e vabbè, me la sono lasciata scappare, una triade in arpeggio. Perché di, re in arpeggio, eh? Però nel senso è chiaro che qui, va bene, sono stato un po' stupido perché non ho pensato più che non eravamo sulla pentatonica, ma questi sono autismi. Autismi, sì, autistico. Sono automatismi che mi scattano nel mio modo di suonare, alcune cose di vedere. Aspetta che mi sembra di essere un filo fuori. In questo caso ho sempre usato la diteggiatura della scala di La minore pentatonico, ed è chiaro che noi abbiamo già chiarito il concetto dove La minore pentatonico sono le stesse diteggiature come le pensi Do maggiore, ma in questo caso ragioniamo su un accordo di La dominant, ok? Per cui spostiamo tutte queste diteggiature, ma siamo sempre in La dominant. Volessi mantenere, come posso dirti, ah ecco, un'altra cosa che ho fatto al limite, e l'ho già fatto in passato, mi sembra di averti mostrato questa cosa, ma non te l'ho scritta, vedere trasversali, la distribuzione trasversale di questa scala, di vederla ad esempio in un set di questa, di questo tipo, spero si veda, spero tu lo veda così, ad esempio di andare a vederla in questo modo. Vediamo se faccio invece una cosa di questo tipo, cosa succede? Lo senti bene la differenza, eh?